Una tradizione antica riporta la notizia che Amelia sia una delle più antiche città dell'Umbria, facendo risalirne la fondazione al XII secolo a.C., ad opera del mitico re fondatore Amerue. Ma le prime tracce archeologiche rinvenute si possono datare al VI secolo a.C. Salve a tutti ragazzi, oggi siamo a Amelia. Amelia, che è forse la città più antica dell'Umbria, ma le fonti archeologiche fanno risultare Amelia intorno al VI secolo a.C. Qui possiamo vedere come era stata costruita, le mura poligonali e le grandi mura ciclopiche che la rappresentano insieme a tante altre città che troviamo in Umbria. Fondamentali per questa ipotesi sono le mura ciclopiche poligonali. La città di Amelia è difesa a nord da uno sperone roccioso e quasi per intero inanellata da possenti ed antichissime mura poligonali. Adesso ripercorreremo la storia di questa città attraverso uno dei punti più particolari che possiamo trovare. Stiamo per andare alla ricerca del bacino del Rio Grande e dei suoi mulini, che nascondono anche questi edifici alcune belle storie. Quindi andiamo! Il Rio Grande è un torrente tributario della sinistra idrogeografica del Tevere, che ha origine da due vasti bacini idrografici a destra e a sinistra del Monte Piglio. Il bacino di destra è a sua volta biforcato, traendo origine a destra dal Monte Croce di Serra. Il bacino del Rio Grande è incastonato nel complesso dei Monti Amerini, di cui è necessaria fonte di biodiversità vegetale e animale. Allora ragazzi, abbiamo raggiunto il Lago Vecchio, questo bacino semi-artificiale che si trova lungo il Rio Grande. Adesso andremo, con la speranza di tornare, a fare un'esplorazione con la canoa, perché dentro questo bacino c'è nascosto uno dei mulini. Andiamo! Lungo il corso del Rio Grande, nei pressi di Amelia, esistono due sbarramenti: la Para di Monte e il Ponte Grande di Valle, che insieme hanno garantito per secoli alla città una fondamentale risorsa idrica, che infatti, oltre a irrigare orti e giardini presenti sulle sponde del torrente, ha alimentato ben 5 mulini a valle, abbandonati solo nel secondo dopoguerra e visibili ancora oggi in gran parte sotto forma di ruderi. Allora, ragazzi, adesso siamo dentro al Lago Vecchio. Dobbiamo pensare che intorno agli anni 50 questo lago era un bacino in cui gli amerini venivano a fare le scampagnate, a nuotare. Sappiamo che il grande Terence Hill ha imparato a nuotare qui, l'ha raccontato anche lui. Noi adesso ci troviamo sotto questi, che sono le mura di contenimento di questa diga artificiale, che va a incanalarsi in questo cunicolo naturale. Qui possiamo vedere che il muro, diciamo che sia alto all'incirca una ventina di metri più o meno, da dove l'inverno, quando il bacino e il torrente raccoglie tutta quanta l'acqua intorno, genera una cascata che in questo caso è a cavallo tra il naturale e l'artificiale. Qui dentro possiamo vedere, qua si fa vedere qua dentro, troviamo questo arco, che è questa porta, che sicuramente l'acqua veniva anche da lì sotto, ma c'è uno sbarramento che non
causato da una situazione naturale, ossia come questi tronchi, ma vediamo lì dentro proprio delle tavole, un tavolato, qualcosa che da lontano non si capisce bene. Sicuramente anche da qui, perché mi riesce a vedere sotto un tubo di scolo, e questo sicuramente era un altro passaggio dell'acqua che magari serviva a defluire l'altezza sopra, oppure che raccoglieva l'acqua da un'altra parte. Adesso ci avvicineremo al mulino, che è questa struttura, questa qua, e questo è uno dei primi mulini che incontriamo. Dopo andremo a cercare gli altri mulini. I mulini del Rio Grande nei pressi di Amelia erano 5. Il primo, appena visibile sotto la diga del Lago Vecchio, a sinistra di essa, con la sorgente alle spalle. Il secondo sempre a sinistra, appena sotto il ponte dei Finestroni. Il terzo, più o meno sotto lo scoglio dell'Aquilone, sempre a sinistra. Il quarto ristrutturato abitazione, adiacente al ponte di Orgamazza, a destra. Il quinto è quello della Gioiosa, anch'esso ristrutturato, sulla sinistra. A dispetto di una tradizione che fa risalire entrambi i manufatti all'epoca imperiale, va precisato che a oggi non sono state fatte indagini archeologiche che possano testimoniare un uso analogo degli sbarramenti sul Rio Grande in epoca romana. Ma ritrovamenti archeologici più recenti nel territorio amerino, ad esempio la necropoli Pantanelli, fuori Porta Romana, il santuario di Iside, in località San Pancrazio, uniti alle fonti letterarie, come la celebre orazione di Cicerone in difesa del ricco cittadino di Ameria, Sesto Roscio, consentono di confermare l'importanza del territorio di Ameria, già noto all'epoca per la sua fiorente attività agricola, e si può supporre pertanto uno sfruttamento delle acque del Rio Grande già in età antica. Allora ragazzi, abbiamo raggiunto il ponte di Orgamazza, e come avete visto ha come sue fondamenta e basamenti dei resti romani. Questo è il quarto mulino che fa parte del bacino del Rio Grande. Vedete che si trovano sull'alveo del fiume del Rio Grande. Da qui in poi troveremo il mulino della Gioiosa e poi la fine del corso di questo torrente alluvionale che va a sfociare nel fiume Tevere. Proseguiamo il nostro viaggio. Per ora e per oggi il nostro viaggio si conclude qui. Tra il fascino delle rovine dei mulini del Rio Grande e le sue storie rimaste sospese nel tempo da questo armonioso torrente quasi magico.